Gentili signore e signori, un cordiale saluto e ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore, nono appuntamento del 2015 per la nostra stagione di corse. Tempo coperto, terreno leggermente pesante, anche oggi tre corse in ostacoli, una delle quali in cross country. Buon divertimento con Tarflash, durante la trasmissione vi daremo anche qualche anticipazione su quello che avverrà domenica prossima. E Uvea nettamente in vantaggio, questo passaggio di Tronchi, questa staccionata con Uvea sempre piuttosto vitale, in vantaggio, eccoli Tronchi, Mister D'Approach è secondo, e poi Tweety Cash, diagonale. Siamo rientrati sul percorso 8, due siepi per andare davanti alle tribune, Uvea, Mister D'Approach e Tweety Cash ben intervallati quando i concorrenti vanno sulla siepe mobile davanti al traguardo con Uvea in vantaggio, sempre in vantaggio su Mister D'Approach. Seguiamo il passaggio obbligato che Uvea trova sempre in piena spinta su Mister D'Approach e Tweety Cash, doppia gabbia. Intanto c'è la caduta di Tweety Cash. Uvea e Mister D'Approach percorrono uno dietro l'altro in maniera diligente la parte della retta di fronte. Ora sono ben intervallati. Quando siamo sulla curva di fondo, devi rapidità, sto guardando e sto controllando Tweety Cash e New Girl dietro, con Uvea in netto vantaggio su Mister D'Approach. Per il discorso tecnico della corsa, ormai le posizioni sono queste. E i due hanno... Tweety Cash si è fermato sulla siepe e è tornato indietro, quindi non ha creato problemi ai due fucsia. Stanno completando il percorso. Con Uvea che va di là all'ultimo ostacolo su Mister D'Approach. E a questo punto c'è soltanto da vedere se l'uno precede il 6 o viceversa. Spunto di Mister D'Approach nel finale per battere a fil di palo Uvea, ma la coppiata è la stessa, 1-6. Secolo e Camille Bell uno accanto all'altro, poi c'è il terzetto dietro, Lady Sarrosore, Costabi e Formiolli uno accanto all'altro, quindi si viaggia col 2-3 come se fosse uno schema calcistico. Secolo e accanto Camille, poi Lady Sarrosore con di fuori Costabi e in terza corsia Formiolli. 5 cavalli in due lunghezze e mezzo, quando si sta per entrare in dirittura. Si vede anche la consistenza del terreno da queste immagini, con Secolo Mercuriano, all'esterno Camille Bell, di dentro Lady Sarrosore, Costabi che cerca il varco a largo di tutti Formiolli, con Camille che attacca Secolo Mercuriano, all'esterno Formiolli, di dentro Lady Sarrosore e Costabi, 5 cavalli abbastanza in linea, Lady Sarrosore, Costabi, poi Secolo Mercuriano a largo Formiolli con Lady Sarrosore attaccato da Costabi e Formiolli, i tre che erano vicini a votazione che lottano, Lady Sarrosore all'interno, Costabi che è a largo e prova a vincere, Costabi che attacca Lady Sarrosore, Lady Sarrosore fino in fondo su Costabi e Formiolli.
tre fucsia dietro l'arancio giallo e il rosso e giallo. Barnabo, Robis, Notti Magiche, i tre hanno vicino Well Dressed e Sides. La corsa si decide dal primo ostacolo della retta di fronte in poi con Barnabo, Well Dressed, bello questo salto, 4 in linea, Barnabo, Well Dressed, Notti Magiche e Romis in quinta posizione ma a contatto Sides, e i 5 vanno a saltare tutti tenendo un'ipotetica corsia con Barnabo che ha all'esterno Romis e Notti Magiche. Il terzetto prova a allungare da Well Dressed e Sides. Barnabo, Notti Magiche all'esterno che ora forza l'attacco prima dell'ultima curva. Tra i due Romis, Barnabo reagisce in corda con l'aiuto dello steccato. Al suo esterno Romis e in terza corsia Notti Magiche. I tre a precedere Well Dressed e Sides. Allunga Barnabo ora sotto la minaccia di Notti Magiche, dietro i due Romis, poi Well Dressed e Sides. Addirittura Barnabo e Notti Magiche hanno allungato da Romis, con Barnabo che allunga deciso da Notti Magiche, Romis richiesto con all'esterno Well Dressed in coda Sides. Notti Magiche prende sotto tiro Barnabo con Dirk che aspetta l'ultimo ostacolo per sferrare l'attacco all'avversario che reagisce. Barnabo in corda, Dirk che alza la frusta al suo esterno, Barnabo che reagisce in corda con Barnabo che allunga da Notti Magiche. Barnabo in vantaggio, ancora Paolo Favero che è imbattuto in questa stagione ostacolistica. Terzo Romis. Allora, hai vinto top weight a pari peso con Romis, ma oggi non c'è stata lotta con i tuoi compagni di allenamento. Sì, sì, perché Romis oggi non era tranquillo, che siamo stati sempre vicini e poi in fondo aveva più forza lui, allora ha vinto bene. Furman ti ha dato un serio attacco. Sì, 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 mi ha attaccato, però era meglio lui oggi. Oggi era meglio Barnabo, oggi era meglio Joseph Vania in sella. La domenica di febbraio, la prima domenica di febbraio della stagione, inizia con delle belle corse in programma, delle quali parleremo dopo, ma inizia con una nuova cosa che l'Alfea sta organizzando e preparando, Fantini allo Sprint, trofeo Kronos Sport Pisa, con i Fantini, Gentleman, le Amazzoni, i patentati Fise e Anti, invitati a partecipare a una corsa, uno sprint di 200 metri a piedi, senza cavallo, con partenza dalle gabbie. È già stato dichiarato partente con lingua legata e paraocchi Cristiano Di Stasio, che è qua al mio fianco. Lingua legata magari per ora no, almeno ci racconti che cosa pensi di questa iniziativa. Beh, una buona iniziativa, già dalle altre parti in qualche paese l'hanno già fatto e speriamo, sperimentiamo e speriamo esca fuori una cosa bella e divertente anche per il pubblico. Diamo qualche dritta per chi seguirà la corsa. Tu innanzitutto sei più da 200 metri o più da distanze maggiori o minori? Ah, minori sarebbe meglio, anche perché la maggior parte di noi non ha il fiato per disputare 200 ma metri. Ma 200 metri, ragazzi. Ma sono tanti lo stesso. Cioè, noi ogni tanto andiamo a correre, però facciamo magari due giri di pista così per tenerci allenati. Sullo sprint ci vorrebbe come molte lacune. Nelle gare indoor gli 80 metri. Sugli 80 metri magari qualcosina in più facciamo. Mentre invece chi pensi possa, a parte Nicola Pinna che sarà lo scontato favorito, visto che lui ha vinto anche all'estero, anche a Hong Kong,
chi potrebbero essere le sorprese avversarie di Nicola? Beh, non sono i partenti, però dicono che Bossa vada abbastanza forte. Vedremo. Per ora non è partente, appunto. L'abbiamo invitato, ma sta facendo strategia. E invece i fratelli Sanna potrebbero essere delle... Ma punterei più su un Gavino che su Mario. Su un Gavino più che su Mario, perché potrebbe passare da sotto gli sportelli anteriori delle gabbie, sì, e giocare d'anticipo. Vabbè, appuntamento domenica quindi con Fantini allo sprint, 200 metri di puro divertimento, e sapremo chi è l'Usain Bolt dell'ippica italiana. Eccolo qui, il saluto dei dientinesi. Bravo. Grazie. Stefano. Movimento laiatico è inseguito da Bientina, che ci crede e ci prova. Leone di Sassonia contro Roncalli, poi a Piachitten che è Casci dall'esterno. Leone di Sassonia è in vantaggio. Leone di Sassonia, che leone per laiatico! Ed è Major Conquest che vince, Major Conquest Montopoli. Siepe Mobile, manca un giro. Un giro che si affronta ora tra Monto e Ivry, allunga, Retritone è lì, poi Fata Birichina sopra un poker e Costantin, il quintetto si sta avvantaggiando dal resto della compagnia nell'approccio della retta di fronte. Sesto è Little Brew, sì. Tra Monto e Ivry è in vantaggio. Salta su Retritone, Fata Birichina, Costantin con Tramonto e Ivry, inseguito dal Retritone, Fata Birichina, Costantin, poi Sopran Poker, Little Brew, Solar Focus, con Tramonto e Ivry che sta allungando, assaggia la frusta, il Retritone, Dominic Pastuca che prova ad andare a prendere Tramonto e Ivry, in terza posizione Fata Birichina con Tramonto e Ivry in vantaggio, ora avvicinato nella parte prima della curva da il montato del Retritone, poi Fata Birichina, Tramonto e Ivry però sta allungando, sembra fermo il suo interprete con le mani, il Retritone è in seconda posizione ma ha perso brillantezza, Tramonto e Ivry è in vantaggio poco prima dell'ultimo passaggio, il Retritone è secondo, Fata Birichina ancora non brillante è terza, poi Costantin e Little Brew con Tramonto e Ivry in vantaggio, ancora tonico, si gira il suo interprete a vedere dove sono gli avversari, c'è solo da andare di là per andare alla cassa con Tramonto e Ivry che è all'ultimo ostacolo, va di là ed è in netto vantaggio sui Retritone e Little Brew che verrà a fare l'arrivo, gli altri sono tutti fermi. Tramonto e Ivry, una passeggiata ben remunerata.
Luigi, dalla tribuna sembra che questo sia veramente un gran cavallo. Vincere così al debutto non è mai facile, specialmente i 4 anni così che debuttano. Comunque, come si è comportato sugli ostacoli? Ma benissimo. Come salta? Visto quando tiravo è peggio lo tirarlo, lui c'ha l'azione sua. Quindi... C'ha un'azione molto lunga, sì, un molto gran lungo. Cavallo, un cavallo grande. Sì. Quindi qualità cavallo. Come genealogia e attitudine al salto. Per me è un bel cavallo, per saltare è un bellissimo cavallo. Tra l'altro la genealogia ci dice anche che va bene sul terreno faticoso. Sì. Bene, complimenti. Grazie. Luigi, complimenti a tutto lo staff della Topeka con la vittoria di Trabonto a Ivry. Grandi corse, passione, spettacolo e tradizione. Questi i protagonisti in febbraio all'Ippodromo di San Rossore. Si corre il giovedì e la domenica. Questo è il mese che ci porterà al Palio Ippico dei Comuni. Venite all'Ippodromo di San Rossore, vi aspettiamo. Solo Piccio Paccio fuori. Tutti pronti agli ordini dello stacco. Partiti. Panna allo steccato. Piccio Paccio al suo esterno. Insieme a Tiramisù. Largo... C'è anche My Pupit, Calari che ripiega, largo di tutti Castafides, panna all'int, campana di Fano anche al lato dei primi. Con prima parte di gara, panna che cerca di mantenere la corda. Nella prima parte di gara con Saviana al suo esterno, poi Piccio Paccio e campana di Fano che hanno al largo anche Iana e My Pupit, Calari per Varchi. Con in coda Re Lucertola, panna sulla curva e in vantaggio con Saviana che è montata di fuori, di dentro Piccio Paccio, poi campana di Fano con panna che tiene in pratica chiuso all'interno Piccio Paccio mentre Saviana è all'esterno ed ora Piccio Paccio trova il varco sull'allargamento in dirittura di Saviana, campana di Fano intanto muove all'esterno, poi cercano il recupero anche Tiramisù My Pupit. Con panna in leggero vantaggio, attaccato da Piccio Paccio, che fatica a stendere l'azione sull'attacco di panna, che comunque all'interno sembrerebbe battuta, sembrerebbe. Piccio Paccio e panna alle prese, con panna che prova la reazione. Piccio Paccio comunque sta passando su panna che è in seconda posizione, campana di Fano e My Pupit che finiscono forte. Panna che alla fine è seconda su campana di Fano. Insidioso per tutti, Biosa, Claire Hernando, Sur Darjan, Brigio, Idwalk, Thunder di fuori, Sunny Marti, Pink Valley, Rail Sim e Val di Sole, con Biosa che va via di gas, sempre con la sua scia, Sur Darjan che non lo perde di vista con Claire Hernando, Thunder che muove in terza corsia, Pink Valley, Sunny Marti, Brigio, Idwalk montato, con Biosa che è meno brillante dell'ultima volta nella frazione in curva, su Claire Hernando che... montato di dentro su Darjan che segue le mosse di Viosa, poi Thunder, Sunny, tutti montati, meno che forse su Darjan che è in corda. Quando si entra addirittura Viosa nella scia su Darjan, Claire Hernando, Thunder che cerca terreno meno faticoso,
con Viosa in corda, inseguito da Sud Argent, da Claire Hernando, da Tande, da Pink Valley, da Sunny Marti, Brigio Edualc. Viosa in corda, prova l'allungo, da Sud Argent, da Claire Hernando, da Pink Valley, da Sunny Marti, con Viosa ancora in vantaggio, la grigia richiesta con la frusta a sinistra per eludere la rincorsa di Sud Argent. Viosa in vantaggio su Sud Argent, Pink Valley, Viosa l'ultima volta ha fatto una cosa stratosferica e vince su Sud Argent, terzo dovrebbe essere Bridge Oidual. Ora aspettiamo Roget. E ho Roget, tutto è pronto? Sì, per andare agli ordini dello starter. Partiti! Non brillante, Dan Choice. C'è Bagar per andare davanti, Grand Chelim, Kill AD, poi Major Conquest. All'esterno Tagliavini, bring me to the moon, e a largo Green Fox e Orojet. Gran Celim è in vantaggio nella prima parte di gara, Green Fox al centro della pista. Gran Celim e Green Fox hanno vicino Tagliavini, all'interno Major Conquest, bring me to the moon, Valapai, Orojet, Pase Scabroso. Sulla curva, sempre lo stesso schema con Gran Chelim in vantaggio, sempre su Tagliavini e Green Fox, Bring Me to the Moon, in corda Major Conquest, Orojet, Valapai, Pase Scabroso, Dance Choice, che precede Piccola Anna, Caritis, Kill AD. Quando si entra addirittura Tagliavini apre i rubinetti per attaccare Gran Chelim, all'esterno Bring Me to the Moon e Green Fox, inseguiti da Major Conquest, poi Orojet con Tagliavini che attacca e passa, a mezzo alla pista Green Fox, è meno brillante che nel parziale. Allora c'è Major Conquest che sta scattando su Tagliavini, sembra una lotta tutta la bronica con Tagliavini all'interno e Major Conquest di fuori, poi Valapai che si avvicina, poi Bring Me to the Moon, allarga Orojet con Major Conquest in vantaggio, Major Conquest che batte Tagliavini. Fa tutti i terreni, Cristiano. Con questo non ci si trova proprio a meraviglia, però ci si adatta. In curva sembrava che aspettassi la retta solo il buco per scattare. Sì, era così, avevo già più o meno trovato il posto, aspettavo che mi si aprisse per bene. Può salire ancora di condizione questo Major Conquest. Se trova il terreno suo, sì. Grazie a Cristiano Di Stasio. Benissimo, un'ultima cosa prima di lasciarvi, vi ricordo che quando Roberto Madrigali era nella stanzina della segreteria al posto di Raffaella, era molto severo,
L'unica persona alla quale consentiva di star seduto a vedere le corse era il Dotellini, l'unico. Gli altri li buttava tutti fuori. Andiamo all'ippodromo e andiamo allora a San Rossore, andiamo in compagnia di Nicolò Simondi, la domenica pisana per Superbina e John C. Che domenica sarà per te? Spero fortunato. E la femmina fa una corsa 1.300 e penso che sia il terreno che la distanza siano a posto, cavallina in ordine, abbiamo fiducia. Come mai dopo la vittoria Superbina non l'hai subito ripresentata a breve? Hai aspettato un po'? Ma è una cavalla che corre abbastanza bene fresca, quindi magari rifilargli due o tre corse ravvicinate non è il massimo. Poi ha avuto un piccolo incidente alle gabbie che probabilmente si poteva evitare, speriamo di non ricapiti e niente. Hai fatto qualche lavoro specifico per farla entrare alle gabbie in maniera più tranquilla? No, ha solo bisogno di essere presa con più calma e con serenità, non è una cavalla problematica. Altrimenti avrebbe fatto l'arrivo anche l'altra volta? Per me sì. Invece gioia e dolore, John Sisi, viene sempre in fondo, sembra sempre che possa vincere e poi arriva lì e gli manca qualcosa. Purtroppo è un cavallo un po' strano, non è sanissimo, se non ce l'avevo io, però la corsa è ideale perché la pista grande, 1.750 e anche la dotazione del premio che lo fa correre con 61,5, penso sia la corsa ideale per lui. Speriamo si comporti bene. Una volta corso male, tra virgolette, per colpa di quando l'ha mandato Vargiu, cos'è successo di preciso? Ma il fantino accanto a lui nelle gabbie ha sfilato il cappuccio e è andato a finire contro il cavallo. John C. si è spaventato e è sgabbiato molto, molto in ritardo. Niente, poi comunque quella corsa lì è andata abbastanza bene perché il cavallo viene forte in fondo con 63 kg, quindi tutto sommato è andata bene, però ha perso 50 metri. Se rifà quella corsa lì, può vincere domenica? Penso di sì, anche nel Rosen, perché è stata la corsa 20 giorni dopo, che ha fatto 20 giorni dopo, ha corso molto bene, sgabbiato indietro, entra addirittura è ultimo, alla fine è quarto in fondo, quindi... Io penso che con quelle due prestazioni lì possa contare sicuramente. Un suggerimento quindi per la domenica pisana agli scommettitori è proprio John C. più che Superbina? Sono due cavalli che possono starci tutte e due. John C. deve essere fortunato a non perdere tanto terreno all'inizio. Poi però la pista grande gli darà sicuramente modo di recuperare. E Superbina è una cavalla comunque abbastanza positiva in generale, quindi forse è più affidabile. Queste le idee di Nicolò Simondi per la domenica pisana e non ci resta altro che dire andiamo all'ippodromo. Bene, siamo pronti per chiudere la trasmissione e per lanciare la prossima giornata di corse, il 1° febbraio, durante la quale vi ricordo l'iniziativa che abbiamo presentato Fantini allo Sprint, trofeo Kronos Sport, ma non solo, perché in collaborazione con l'Associazione Provinciale Allevatori di Pisa e con l'azienda agricola Salvatori di Coltano presenteremo un'altra razza bovina, la razza Limousine, e il ristorante Ippodromo e la trattoria Ecus offriranno nel loro menù delle pietanze a base appunto di questa carne. E avete ancora tempo fino a venerdì sera alle ore 18 per votare il vostro bozzetto preferito per il Palio Ippico 2015. Con questo è tutto, appuntamento a domenica prossima, noi ci saremo e naturalmente vi aspettiamo. Thank you.